È una giocata un po' pericolosa, non può controllare adeguatamente Signori. Ripartono ancora da lontano i messicani. Vjarkovod, il solito mastino là dietro. Dino Baggio, Bianchi, e arriva Mannini, solito schema. Baggio, Baggio, si gira Baggio, 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 gol! Gol di Roberto Baggio, buona giocata di Roberto Baggio, e al decimo del secondo tempo Roberto Baggio porta in vantaggio l'Italia. Ha mantenuto la calma Roberto Baggio, scrosciano ora gli applausi. È un giocatore che è rimasto nel cuore naturalmente dei tifosi fiorentini. Vedete l'ottimo controllo, poi infila nel paletto più lontano. Ancora rivediamo, vedete, mette fuori causa Ambuiz con una finta, poi dribbla a rientrare e Spagna e mette dentro sul paletto più lontano. Ancora, ancora, gran gol di Roberto Baggio, Italia in vantaggio. Ancora recuperano il pallone gli azzurri, con anche a sinistra, dove questa sera invece è stato impiegato con compiti più tattici che di realizzazione. Signori, palla intanto in area, saltano in molti, arriva Baggio, poi Maldini, e segna Maldini. Gran tiro di Dino Baggio, respinta distinto di Campos, e gol di Maldini, che corona così una prestazione impeccabile con il successo personale. 2-0, 35esimo Maldini. Rivediamo, vedete il pallone che viene sfiorato da Vjarkovod, arriva Dino Baggio, bomba, respinta distinto da Campos, Maldini si coordina benissimo e batte in mezza scivolata in gol. Rivediamo Vjarkovod, attenzione al gran tiro di Dino Baggio, non inquadrato, e vedete che Maldini, il tiro non era dei più semplici, ha dovuto andare in mezzo